predisposizioni che ci portano a risolvere alcuni problemi. Per esempio, fa un test ad un gruppo di studenti e gli fa il nome di una città che tutti loro conoscono, una città americana media, e di una città che loro non hanno mai sentito nominare. E gli dice: quale è più grande? Questa c'è Memphis o non so, Bangkok, faccio per dire. Tutti gli studenti, Bangkok non è una buona scelta, ma insomma, comunque, tutti gli studenti dicono Memphis perché quello che conoscono. E la risposta intuitiva è ritenere che ciò che si conosce sia al centro del mondo, sia nel caso specifico più grande. Quindi se gli si pongono delle scelte di questo tipo, la loro mente è in grado di risolvere alcune di queste situazioni. Secondo aspetto, noi siamo nasciamo con un cervello che è improntato a due regole: è visivo. Gran parte del nostro cervello è visivo, direi che il 60% del cervello umano si basa sulla capacità di orientarsi, guardare, immaginare e risolvere problemi di tipo visivo. Non ci pensiamo abbastanza, però ciò che noi vediamo ci convince, ciò che noi vediamo ci colpisce, ciò che noi vediamo trova delle predisposizioni atte a rispondere a un messaggio visivo. Rispondiamo ai volti umani senza che dobbiamo apprenderlo, sin dalla nascita, poco dopo siamo in grado, attraverso strutture particolari, di riconoscere i volti, riconosciamo colore, riconosciamo profondità, riconosciamo oggetti che si muovono, chiaro su scuro, scuro su chiaro. Abbiamo 32 strutture visive nel nostro cervello. Una scimmia del Nuovo Mondo ne ha una dozzina, un gatto ne ha 6 o 7. Questo per dirvi, insomma, come siamo basati sulla visione. Quindi i messaggi visivi ci impressionano molto e penetrano molto nella nostra mente. E in un'epoca in cui i messaggi visivi sono massicci, noi prestiamo notevole ascolto al messaggio visivo. È un bene, veicola dei messaggi importanti, spesso è un male perché riteniamo che ciò che vediamo abbia una sua concretezza, abbia una sua importanza. Secondo aspetto è che noi siamo concreti anche, malgrado ci lanciamo, come appunto diceva il filosofo all'inizio, in operazioni complesse, siamo in grado di risolvere teoremi matematici dei più difficili, ci astraiamo dalla quotidianità e dalla concretezza, però la nostra mente è concreta. E noi, se non siamo esperti, se non abbiamo esperienze culturali, ci atteniamo alla concretezza. Ciononostante, tutti noi, anche se siamo estremamente culturalizzati, siamo molto sensibili ai messaggi concreti, a ciò che vediamo, a ciò che tocchiamo, a ciò di cui abbiamo un'esperienza diretta. Il resto è meno importante. Che in diretto ci tocca di meno. Certo, noi attraverso la trasmissione orale, culturale, cerchiamo di informare gli altri di cose di cui non hanno un'esperienza diretta, ma molte persone, soprattutto le più semplici, credono a ciò che vedono e credono, diciamo così, a ciò che toccano, ciò di cui hanno una padronanza concreta. Però anche noi, se riflettete, insomma, il messaggio visivo è... Andiamo al di là della concretezza manuale, ciò di cui possiamo fare esperienza, di cui abbiamo fatto esperienza, fa parte del nostro patrimonio. E ciò che al di fuori stenta a penetrare, più di quanto non siano questi due tipi di approcci con la realtà. Siamo effettivamente fatti così, visivi, concreti, determinati in buona misura dalla motricità, dal movimento e anche dall'emozione, perché le regole emotive dell'uomo primitivo sono le stesse regole che noi abbiamo, certo, in qualche misura modificate dalla cultura, dall'esperienza, dalle differenze individuali, non bisogna mai sottovalutare, però l'emozione è qualche cosa che permea la stessa razionalità. Come ha cercato il nostro cervello di risolvere alcune di queste situazioni? Di Carenza dice una cosa vera: il nostro cervello è programmato per
immediati e non troppo complessi. Per il resto ha cercato di avvalersi di quelli che gli psicologi chiamavano estrapolatori, di mezzi andati fuori del cervello stesso. Ne abbiamo usati di vario tipo, non so, per la visione abbiamo gli occhiali, per camminare le persone anziane possono usare, anche se ora è meno di moda, un bastone. Tutti noi usiamo la bicicletta, il motorino, l'automobile, insomma, sono tutti meccanismi amplificatori di alcune nostre potenzialità. E la mente, di fronte ad alcune situazioni astratte, cerca in qualche modo di portarle al di fuori delle sue regole e del suo potenziale. In qualche modo cerca delle estensioni. Esistono dei teorici proprio della cosiddetta mente estesa, cioè del fatto che tutto ciò che per noi è difficile da risolvere, per esempio un calcolo aritmetico anche complesso, non è facile farlo a mente, alcuni sono particolarmente bravi, sono diabolici nel fare calcoli anche complessi, la radice quadrata di un lungo numero o una moltiplicazione complessa, cioè, altri semplicemente la portano di fuori della propria mente e cade la vita, fanno così. Mi sembra che l'ebook che vi è stato mostrato in qualche modo è l'ultima generazione di questa necessità di portare al di fuori di sé qualche cosa che la nostra mente in qualche modo non riesce a risolvere prima.